Videotop, con grande piacere abbiamo con noi Miral. Ciao, benvenuta. Ciao. Tutto bene? Tutto bene, dai, come vedi c'è il sole, quindi tutto bene. Quando c'è Meraviglioso. E poi, come si dice in questi casi, la domanda è quasi superflua perché le immagini parlano da sole, quindi ti vediamo, non, è assolutamente inequivocabile la situazione. Insomma, io adesso ero indeciso, va bene se rimango così seduto, non è che mi devo inginocchiare perché sai con questo fatto padre, no, non so se c'era una sorta di devozione, sai com'è. Se io fossi Dio, praticamente. No, rimani pure dove sei. Ok, ti ringrazio di questa bontà d'animo che mi metti a mio agio. Questo lo dico naturalmente perché per chi se lo fosse perso, il titolo del tuo nuovo singolo è proprio Padre Nostro, una sorta di preghiera laica, come possiamo definirlo. A me piace definirla una preghiera laica perché comunque abbraccia tutti, cioè religiosi e non, fondamentalmente. È un invito a riprendere i valori universali che ci contraddistinguono, l'umanità. C'è un inaridimento culturale e anche umano in corso, un po' anche per il periodo delicato che stiamo vivendo un po' tutti. E quindi Padre Nostro vuole essere una preghiera, un invito a tornare a riconoscere anche la bellezza e la bellezza di essere uniti. È un po' ovviamente provocatorio, c'è un testo abbastanza violento come immagini a volte, però la provocazione vuole Aiuta alla appunto. riflessione delle volte, Sì, che non è esatto. solo perché fa rima, ma perché tante volte lo stimolare in maniera Esatto. importante può. E in effetti quello che tu dicevi è che ci facciamo spesso come domanda, chissà se questo il caos che sta succedendo ci aiuterà a effettivamente ritrovare e a capire quanto è importante ritrovare i valori, l'umanità e chi più ne ha più ne metta. Pensavamo che questo momento ci unisse, no? Invece no, paradossalmente ci ha diviso ancora di più. Poi il malcontento comune sicuramente non aiuta, cioè chiaramente alimenta frustrazione, malcontento, sofferenza, problemi anche economici. Invece di unirci ci ha diviso sempre più e i social in questo hanno una discreta responsabilità. Sono assolutamente d'accordo. Come ti è venuta l'idea di usare appunto questo titolo e dare questa botta? Ma diciamo, è nato tutto da questo gioco di parole che mi piaceva moltissimo, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, canto. Perché di fatto l'unica cosa che più o meno io sappia fare nella mia vita, e vi sottolineo più o meno, è cantare. E quindi l'unica cosa che posso fare è lanciare un messaggio con la mia musica. E da lì è nato tutto, cioè in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, canto. E da Canto. lì tutto il testo. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito, canto. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito, canto. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito, canto. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito, canto. Aspetta, stai un po' ferma così, ecco, perché volevo capire se ero pettinato giusto, perché È un cappello perché da sì, lontano sembra che io abbia laurea tipo. infatti stavo per farti i complimenti dicendoti tanto di cappello, appunto. No, facevo la gag del fatto che mi sistemassi perché volevo dare spiegazione rispetto a questo tuo nome, Miral, che arriva dal catalano, significa specchio, se non vado errato. Adesso io sono un po' arrugginito col catalano perché lo parlicchio qua e là. Insomma, non è così corrente. Sì, significa specchio in lingua catalana. Specchio perché mi piace che le persone si riflettano sulle cose che scrivo, che si rispecchino. Specchio perché mi piace a mia volta essere io lo specchio delle cose, quindi prendere la forma delle cose che vivo, come uno specchio in continuo movimento.
tu lo specchio lo sposti e riflette sempre cose diverse. Ecco, questo è un po' il concetto mio di musica. E beh, è assolutamente interessante come concetto, ma come l'hai acquisito questa parola? Da dove l'hai scoperta? Oppure tu parli e dialogo correntemente, quotidianamente in catalano? Allora, a dire la verità, no, in catalano no, però sono laureata in lingue e letterature straniere, quindi... Ah. Laureata proprio in spagnolo, quindi... Comunque una correlazione tra le cose. Vediamo il videoclip di Padre Nostro, è stato anche premiato come miglior videoclip da una nota azienda telefonica, o sbaglio? Sì, ha preso il premio Team ad Area Sanremo 2020, è stata una bella soddisfazione perché il brano è entrato negli 8 vincitori come brano, diciamo, in finale a Sanremo Giovani, e il videoclip del brano ha vinto anche il premio Team, quindi sono molto contenta. Com'è stato arrivare lì su quel palco? È stato un turbinio di emozioni costanti, nuove, particolari. Sono anche salita sul palco dell'Ariston, certo, a fare una serie di interviste prima, insomma, della finale, e è stato bello. Insomma, una gran bella emozione che forse solo quel palco sa dare, no? È magico sotto tutti i punti di vista. Adesso cosa succederà dopo Padre Nostro? Cosa celebrerà? cosa canterà? Vabbè, scherzo. Non so più che fare, se mettermi a pregare qualcuno, qualcosa che ci liberi dal male, da questo carnevale, Signore, col cuore io, in nome del Padre, del Figlio, dello Spirito, canto, in nome del Padre, del Figlio, dello Spirito, canto, in nome del Padre, del Figlio, dello Spirito, canto, in nome del Padre, del Figlio, dello Spirito. Canto. Ci tengo a ribadire che Padre Nostro in realtà non è una critica alla religione, è una critica alla cristianità. Tutt'altro, anzi, cioè, il messaggio che vuole dare è un messaggio che poi lancia anche, fa parte proprio anche dei valori del cattolicesimo, quindi insomma non va... Assolutamente sì, non si va in direzione opposta rispetto alla religione, tranquillo. C'è un brano per l'estate pronto e confezionato, però non si sa ancora. Dipende da una serie di fattori. Dipende se c'è l'estate, ecco, quello è. Se ci sarà l'estate, speriamo veramente. Noi naturalmente ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Viva il lupo, grazie. E insomma, almeno non dico tutte le sere per andare a letto, però ti penseremo nella recita e nell'ascolto. Grazie. Grazie Mirale, è stato un piacere. Grazie a te. Ciao. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito, canto. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito, canto. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito, canto. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito, canto.